Grazie a voi, siamo veramente tantissimi questa sera in questa sala dell'Alexander Girardi Hall. Non avevo alcun dubbio che la conversazione di questa sera avrebbe incontrato la curiosità di così tanti. Fatemi anche salutare chi è collegato in questo momento in diretta sui nostri canali Facebook e YouTube, soprattutto per chi non è potuto entrare in sala per ragioni di, eh, di posti esauriti. Eh, ci potete seguire lo stesso e anche evidentemente alla fine dell'incontro... Eh, alle 11:30 siamo alla libreria sovilla di cortina d'ampezzo con simonetta segala che è qui e che ringrazio molto per l'incontro intorno eh, al suo eh, libro album di famiglia eh, e ci ritroveremo alla libreria sovilla per parlare insieme di eh, ricordi eh, di una eh, gioventù di un'infanzia una e di una vita passata eh, poi arrivando anche a cortina ma in anche in altri luoghi con, con un, 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 un brio un'ironia speciale della quale la ringrazio e poi sempre domani, alle ore 18 ed è appena arrivata qui quindi sono molto contento di salutarla con un grande applauso. Benvenuta Elisabetta Rasi, amica di una montagna di libri e di cortina. Eh, certo ed esclusivamente in quanto donne, ma erano delle grandi donne. Una speciale figura luminosa nel cuore buio del, eh, del Novecento è stata Eti Illesum, eh, alla quale Elisabetta Rasi dedica uno splendido libro che presentiamo domani proprio in questa sala, Dio ci vuole felici, Eti Illesum o della giovinezza. Eh, è il libro edito eh, da HarperCollins Italia che è una grande intellettuale ma anche una grande eh, narratrice capace di entusiasmare e di coinvolgere con le sue storie Elisabetta Resi domani eh, ci racconta vi invito calorosamente a questo splendido appuntamento così anche purtroppo è pieno di tristi momenti di attualità con la condizione di guerra in Europa che stiamo vivendo a causa dell'attacco della Federazione Russa all'Ucraina. Mercoledì 9 agosto, infine dopo domani, saremo di nuovo qui all'Alexander Girardi Hall con, visto che oggi si parla davvero di scienza in senso, nel senso più ampio e, e lato possibile, saremo con un grande, qual è Guido Tonelli, eh, che come sapete insieme con altri fa, 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 fa parte dell'equipe che ha scoperto il bosone di X, eh, ma che ha scritto uno splendido libro, Materia, la magnifica illusione, edito da Feltrinelli. Eh, e ancora, infine, voglio ricordarvi che giovedì 10 agosto, ancora l'appuntamento è qua, con l'amico fraterno Antonio Monda. Il quale Antonio Monda eh, ci porta in quello che chiamiamo Viaggio a New York, ovvero un'avventura tra le immagini dei film che hanno reso la città che lui così ama, ma direi che non è il solo, eh, così eh, importante nella cinematografia. Alla domanda se New York e gli Stati Uniti siano una cosa differente. Antonio Monda risponde eh, lo dicono solo quelli che non amano l'America eh, New York è la promessa dell'America che si realizza e quindi per me è l'America come diventerà eh, però evidentemente lo scopriamo attraverso le scene dei film sarà un incontro fantastico tutti gli altri appuntamenti li trovate sul nostro sito internet una montagna di libri.it molto più che sul nostro programma che anche se è così bello può avere qualche piccola eh, modificazione ho fatto il più veloce possibile scusate per quel, quel, qualche minuto di ritardo nell'incominciare Molto, molto, molto felice di dare il benvenuto a Cortina da Un Pezzo Ane Anello Cristianini, che eh, invito qua a raggiungermi. Grazie, Anello Cristianini, autore di La Scorciatoia, edito dal Mulino. Grazie, grazie moltissime, Anello Cristianini. È una delle pochissime presentazioni che nel corso di un'estate, nella quale comunque. di Bath in, eh, si occupa di, delle materie di cui parliamo questa sera da molto tempo e per noi era l'occasione più preziosa, una montagna di libri per riempire una casella fondamentale di conoscenza per questa estate che come, eh, come tu vedi Nello davanti a questa sala eh, corrisponde a delle domande impellenti, curiosità che abbiamo. Vado il più veloce possibile, ma inizio con un aneddoto del quale non chiedo, Anello Cristianini, ve lo racconto perché poi lo riprendiamo alla fine o più avanti nella, nel corso della conversazione. Ieri, domenica, il New York Times, sulla propria homepage, raccontava una storia. Voi avete presente le guide turistiche con le quali ci avviciniamo a un viaggio, spesso, acquistando su internet una guida e seguendo la promessa che quella guida fa. Il New York Times ha fatto una piccolo scoop nello scoprire un'enorme quantità di guide che affollano ormai Amazon a causa della eh, apprezzabile e al tempo stesso lamentevole eh, possibilità eh, di autopubblicarsi a, a Spromba tutto su Amazon senza nessun tipo di filtro, eh, e quindi sicuramente un'opportunità democratica ma con dei problemi. Eh, queste guide promettevano itinerari speciali per viaggiare a Parigi, eh, quello che non sapevate della Germania avreste sempre voluto sapere. Adesso qua forse ho scelto una meta diciamo, del, della Grecia, di Cos e così via. Bene, le guide erano. Um, generate dall'intelligenza artificiale erano tutte scritte in una strana lingua non inglese, esattamente, piene di errori grammaticali. Um, e dicevano, guardate, che quello che promette la sinossi di questa guida è completamente non corrispondente al contenuto. Ci è voluto comunque un'inchiesta del New York Times e anche una serie di dispositivi che il giornale uh, ha, ha sfruttato per uh, individuare dove stava l'imbroglio è un piccolo aneddoto siamo tutti preoccupati da cose ben più grandi eh, parleremo anche però dei riverberi che ha nell'editoria tutto questo eh, dico però che questo libro di Nello Cristianini fa una grande luce su questa vicenda perché macchine sono diventate intelligenti senza pensare in modo umano questo è il grande quesito che Nello Cristianini si pone fin dalle prime pagine, ovvero quanto sia per noi possibile come esseri umani riconoscere una qualsiasi forma di intelligenza diversa dalla nostra. Il problema è alla radice, il riconoscimento dell'altro. Ecco perché stasera, un po' scherzando, Nello, nel fare eh, gli inviti a questo nostro incontro, ho detto a tutti: Guardate, che parleremo di alieni. Si parla di alieni questa sera. E alieni non, non necessariamente extraterrestri, anche se anche quando pensiamo agli extraterrestri, come racconti nel libro, continuiamo a commettere lo stesso peccato. Presupponiamo che qualsiasi intelligenza che sia là fuori, ehm, anche se magari differente in qualche misura da noi, alla fine della fiera utilizzi medesimi percorsi e sia connotata dalle caratteristiche uguali. Scrivi, saremo pure il pinnacolo dell'evoluzione, ma il linguaggio e l'arte non sono necessariamente il pinnacolo dell'intelligenza. E allora che definizione, chiedo Anello Cristianini, diamo di intelligenza? Perché dobbiamo rinunciare, e butto lì un'altra triade di cui tu parli all'inizio del libro, alla triade che per noi tutti intimamente eh, viene collegata in maniera automatica al, al concetto di intelligenza che è cervello, linguaggio e coscienza. Tre cose per le quali per noi immediatamente sorge in mente le, 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 eh, il parametro sulla quale misurare l'intelligenza, eh, un, una qualsiasi intelligenza a partire dalla nostra. Come la definiamo? E, e, e quindi iniziamo con eh, i termini, la terminologia. E grazie ancora per aver accettato il nostro invito. Grazie, grazie ancora. Eh, eh, visto che c'è un po' di tempo, siamo all'inizio, la prendo alla larga un pochino. Eh, quando negli anni 70 la sonda spaziale Pioneer 10 è stata mandata nello spazio, si era capito dai calcoli che sarebbe andata al di fuori del sistema solare... Ti e nel, chiedo di tenere il microfono più vicino. Nello spazio Grazie. interstellare, chiedo scusa. E quindi si chiese all'astronomo Carl, Carl Sagan di preparare un messaggio che gli alieni potessero comprendere. E lui preparò un disegno sulla placca d'oro che rappresenta il sistema solare e la molecola di idrogeno e una serie di altre cose molto complesse, che serviva a segnalare a un potenziale alieno come trovarci. diceva lui, che si evolve in questo universo seguendo le nostre leggi fisiche e matematiche, deve comprendere questi messaggi. E, e così l'hanno iniziato nello spazio, cercando intelligenza, e non abbiamo mai ricevuto niente. E il punto è che se questi messaggi fossero ricevuti da un gatto, Capacità di comprenderli, il mio gatto non conosce i numeri primi, questo era il messaggio che Radio Telescopio si basava sui numeri primi. Il problema è che il professor Segan immaginava un'intelligenza uguale alla sua, riavvicinare dobbiamo... il microfono per se no sarà. Sono molto... eh, chiedo scusa. Grazie, in caso mi, mi me lo dici, grazie, di nuovo. grazie, scusa. Va bene di nuovo, l'idea è semplice: l'intelligenza esiste su questo pianeta da molto prima del primo essere umano e prima che pronunciassimo la prima parola, perché noi sappiamo che c'erano dei predatori che si inseguivano e predavano e cacciavano e c'erano le prede che fuggivano sul fondo degli oceani primordiali. E quindi l'intelligenza non può essere qualcosa che solamente gli esseri umani del XX secolo possono comprendere, deve essere qualcosa di più, di più, di più generale. E quindi arriviamo alla risposta. La risposta è l'intelligenza serve alla gallina per attraversare la strada senza farsi colpire dall'autobus. Questo è lo scopo evolutivo dell'intelligenza. Il suo scopo non è quello di scrivere una sinfonia. E quindi bastava che si chiedesse non al matematico, non al fisico, ma al, al biologo e avremmo già ricevuto la risposta. Adesso cerco di parlare forte. L'intelligenza è la capacità di affrontare situazioni mai viste prima in modo sensato. Per esempio, una configurazione della scacchiera mai vista prima, un documento mai letto prima, una situazione anche politica mai incontrata prima. Tutto quello che non si può memorizzare deve essere risolto ragionandoci. Tutto quello che è nuovo richiede questa abilità. Noi non siamo gli unici ad averla. Gli animali ce l'hanno, eh, alcune organizzazioni ce l'hanno, per esempio le colonie di formiche sono in grado di eh, funzionare benissimo in un, in un ambiente nuovo, mai visto prima, si organizzano, lo comprendono e lo sfruttano. Ecco, l'intelligenza è semplicemente questa capacità qui. Ma... E le macchine possono essere intelligenti, e le macchine sono intelligenti da decenni. Ora l'abbiamo notato perché adesso, adesso parlano e quando una cosa parla ci impressiona. Ma abbiamo macchine intelligenti in tasca da 15 anni, di quel tipo di intelligenza che abbiamo detto. È chiaro, questa è il primo, la prima ambiguità da sciogliere. Ormai abbiamo associato l'intelligenza artificiale all'uso più frequente che abbiamo fatto nei nostri giochi in questi ultimi mesi. Giochiamo sempre con con chat gpt e ci siamo invece in un senso più lato nello tu scrivi sempre che per capire come avviene il processo in base al quale un determinato agente come tu lo chiami reagisce a dei comportamenti nel proprio ambiente quindi si dimostra intelligente c'è un libro ma non un libro di ieri o dell'altro ieri un libro del lontano 1949 di donald hebb che si intitolava l'organizzazione del comportamento stimolo e risposta e cosa succede nel cervello nell'intervallo tra i due momenti cosa succede nell'intervallo tra lo stimolo e la risposta tu dici è il punto focale che ci aiuta a capire che inizia a farci aiutare a capire l'intelligenza artificiale vuoi che partiamo da, da lì e, sì. per, e da perché quella lettura è così importante? Beh, quello era uno studio di, di, di biologia però le idee sono quelle eh, giusto per Premessa, l'intelligenza artificiale non nasce nel novembre del 2022 con GPT, anche se magari la stampa può pensarlo. Io ho la cattedra di intelligenza artificiale dal 2005, Io ho lavorato in questo campo dagli anni 90, abbiamo conferenze in questo tema da 40 anni. Quindi eh, sappiamo molte cose più di quanto non, non sembri ehm, e abbiamo fatto tanti tentativi. Molti sono andati male e si impara molto da quello che non funziona, ci insegna molto di più. Alcuni stanno funzionando adesso e si impara anche da questo e quindi sarà bene discutere cosa non funziona, cosa non è l'intelligenza e cosa funziona. Però tenete presente che quando voi aprite YouTube... E l'algoritmo vi riconosce e vi raccomanda un video interessante, quel comportamento lì è un comportamento intelligente, cioè, soddisfa tutte le richieste dell'intelligenza. Trova un utente nuovo, trova dei video nuovi, riesce ad adattarsi e a prendere decisioni sensate in condizioni mai viste prima. Se un bambino, anche voi, ma immagino non riesco a vedere la vostra età, ma immaginate qualcuno di voi che abbia TikTok, io non ce l'ho. TikTok è un programma che raccomanda i video, è nuovissimo, avrà sei mesi, dieci mesi, dodici quanti anni a livelli di oggi. Qual, da qualche anno esiste la compagnia, ma da alcuni mesi è molto popolare. Installiamo TikTok nel telefono, mettiamo la password, facciamo l'account, lui non sa niente di noi, dopo un paio di tentativi comincia a capire cosa ci interessa. Nel giro di un giorno è molto efficiente, nel giro di una settimana è veramente in grado di sprecare tantissimo tempo perché siamo continuamente a cliccare. Questo è un algoritmo intelligente che impara a comportarsi e a raggiungere i propri obiettivi in condizioni mai viste. È questo che abbiamo costruito. Non è una macchina sentiente, capace di linguaggio, capace di coscienza, che ha un cervello. E questa è la risposta alla domanda del prima. E questo è presente ovunque. Per fare questo abbiamo avuto bisogno di fare degli sbagli, di prendere delle scorciatoie, che poi discuteremo e dalle quali possiamo imparare molto. Questo punto di Donald Hebb è interessante. Lui si interessava di organismi semplici, una mosca, un ombrico, un una lumaca. Sapeva che la lumaca ha dei sensi, quindi degli occhi, e sapeva che deve comportarsi, deve agire. Come si fa ad agire in modo sensato usando le informazioni dei sensi? È l'intelligenza. Quello che cade in mezzo, fra l'esperienza e la decisione, è soggetto di biologia, psicologia, matematica, statistica, è un mondo bellissimo. Mi sembra quasi strano che se ne parli solo oggi. È un universo di persone che da anni si chiede questa domanda qui. Um, altro tema. Il limite principale nel riconoscere delle forme di intelligenza che sono differenti dalla nostra è il mito della presunta superiorità del cervello umano in confronto a qualsiasi altro prodotto dell'evoluzione. Turing, parliamo di lui, cascò in questo errore. Tra i molti miti, scrivi, e vogliamo dire che eh, l'intelligenza artificiale venne eh, coniata negli anni 50, il termine intelligenza artificiale, quindi è un termine con il quale ci confrontiamo in realtà da 70 anni, tra i molti miti che hanno confuso la discussione sulle macchine intelligenti, uno è particolarmente insidioso, che gli umani siano dotati di una sorta di intelligenza universale, così che non ci siano abilità mentali in natura e forse nemmeno in teoria al di là delle nostre. Questo si accompagna spesso al mito di una presunta superiorità del, cerve del cervello umano in confronto a qualsiasi, a qualsiasi altro prodotto dell'evoluzione. Ecco, Direi che questo è un altro punto interessante, unito a quello che eh, poco fa stavi descrivendo. Eh, la grande suggestione che noi abbiamo in letteratura, un po' come faceva Svevo con, eh, con, eh, con Zeno quando era appena arrivata eh, la psicanalisi, e quindi la usava come oggetto innanzitutto narrativo più che scientifico, è il, il mito della coscienza, evidentemente, cioè il mito dell'autocoscienza, delle delle macchine. Attualmente si tratta di un puro mito, te lo continuo a chiedere e spieghiamolo bene a tutti noi, perché lo stesso New York Times, non l'ultimo giornale di eh, un luogo disperso, ha fatto una splendida racconto di una conversazione con un'intelligenza artificiale che sembrava, come dicono gli americani o gli inglesi, wicked, cioè un po' stramba, un po' cattivella, che ha tirato fuori degli aspetti eh, inquietanti. Sembrava che in quel momento stesse ragionando ma al momento siamo a livello di pura speculazione anzi anche un po' meno giusto? Beh, ragionando non sarei sorpreso sono anni che avere coscienza di, di sé perdonami ah, mio... allora, questo è diverso ehm, dunque ehm, questo sarà più facile rispondere a quello che abbiamo descritto come funziona il meccanismo perché una volta che il meccanismo è spiegato poi si vede il trucco è come nella magia dei prestigiatori no? che non, non si dovrebbe mai guardare il trucco perché vi rovinate lo spettacolo ma c'è un trucco ehm, però eh, allora descrivici prima sì, come funziona il meccanismo. Mi sembra, perché la, la domanda che, che facevi, cioè eh, su perché ci aspettiamo che l'essere umano sia sempre il pinnacolo, è molto importante, perché l'abbiamo fatto ripetutamente. L'abbiamo fatto eh, col, col, con Copernico, quando non potevamo accettare che la Terra non fosse il centro dell'universo, ci siamo veramente infastiditi con Galileo e, e Copernico, perché dicevano siete uno dei pianeti di una delle stelle, di una delle galassie. E poi con Darwin siete una specie. E tra l'altro, fra tutte le specie che sono, eh, si sono formate mediante l'evoluzione, solo una mostra segni di autocoscienza. Mi sembra quasi incredibile pensare che sia inevitabile nel, nell'evoluzione di un'intelligenza. Abbiamo intelligenze spettacolari negli oceani, come le piovere giganti, i corvi anche. Sono intelligenze a tutti gli effetti che non hanno alcun bisogno di autocoscienza o di linguaggio ma fanno quello che devono fare, sopravvivere, perseguire i propri obiettivi, risolvere i problemi. Quindi non c'è alcun dubbio che il linguaggio, l'autocoscienza e l'arte non siano la destinazione necessaria dell'intelligenza o della vita. E, e, e questa è, è la, la prima cosa da dire. Però se parliamo del trucco, forse poi possiamo anche discutere del New York Times e, del, e, e di GPT. Allora, sentite questo. Tra l'altro, quando hai detto che eh, questo termine esiste dal 1956, c'è una cosa che non ho messo nel libro, ma io ho avuto la grande fortuna di incontrare di persona e parlare con, con, con l'uomo che ha inventato questo termine, che si chiamava John McCarthy, per, ho scritto, eh, perché lui era stato il, il supervisor, il relatore, il capo, il relatore del mio relatore a Milano, negli anni 70 questo. E sono andato a trovarlo quando abitavo in California, ci ho passato delle ore e mi ha spiegato come ha fatto poi... Uh, a inventare questo termine, perché, come è andata e quanto gli è piaciuto. Quindi è, è vero, è dal 1956 che si parla esattamente di intelligenza artificiale con queste due parole qui. Prima se ne parlava con altre parole, ma se ne parlava tanto già da prima. Allora, e quando si parlava di macchine intelligenti negli anni 60 e 70, si tentava di seguire quello che è il metodo normale che noi seguiamo nella scienza giustamente da sempre. Eh, se voi dovete costruire un aeroplano, vi diranno imparatevi l'aerodinamica per cominciare, e poi ne consegue il progetto. Per fare un ponte, imparatevi la statica e avanti così. La meccanica celeste per mandare un razzo su Marte, perché si fa così. Si impara la teoria. Quando si compresa bene, si fa un modello teorico e si implementa nel computer. E questo abbiamo fatto, giustamente. Abbiamo tentato con l'intelligenza. Se c'era da fare una macchina che vede, si cercava di capire la visione. E quando si è cercato di fare una macchina che parla e traduce e riassume, si è cercato di studiare la linguistica. E tutti gli anni 50, 60, 70, 80 sono anni in cui si fa tantissima linguistica nell'informatica. È ancora una tradizione antica fare linguistica nell'informatica. Il linguaggio che usiamo in certi campi è linguistico. Ma questo non ha funzionato. Tutte le bellissime regole teorie linguistiche di diciamo, Chomsky, che io adoro, quando le mettiamo in pratica, in atto, non sembrano in grado di funzionare. Tra l'altro, questo per un epistemologo è un campanello d'allarme perché una teoria che fa previsioni sbagliate è sospettissima. Però in questo caso non abbiamo un'altra teoria. Prima volevamo fare modelli teorici dell'intelligenza e dei comportamenti intelligenti e non ci siamo riusciti. Finché negli anni fine 80, inizio 90 si è cominciato a rinunciare e a prendere delle scorciatoie. E la prima è stata, perché non cerchiamo di usare un trucchetto statistico per fare le stesse previsioni alla buona? Per esempio, se io devo decidere quando una frase, cioè una, una sequenza di parole, è formata bene, cioè una sequenza di parole in italiano valido, che è un problema importantissimo nel, 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 nel mio campo, quando traduco o trascrivo il parlato costantemente devo assicurarmi che sto trascrivendo in, in linguaggio valido perché i suoni che emetto sono talmente ambigui che possono essere trascritti in molti modi ma solo uno di, uno di questi è quello corretto. E beh, si usava la linguistica, la grammatica, la sintassi, c'era una serie di regole bellissime che si usavano per computare se una frase è formata in inglese valido o italiano valido. Bene, non funzionava, si è detto ma perché non studiamo la statistica? Qual è la probabilità? che la parola gatto segua la parola quando e segua la parola il, cioè la frase il quando gatto, non, non si è mai vista. Usando una serie di trucchetti statistici di questo tipo qua, siamo riusciti a filtrare le frasi casuali da quelle valide, al punto che oggi nel vostro WhatsApp, quando scrivete messaggini, questo propone come completarli, usando metodi completamente statistici, non comprende nulla ma sa qual è la cosa che probabilmente scriverete. Stesso principio. E si chiamano modelli di linguaggio statistici. Questo è un esempio. Si è fatto uguale nella visione, Amazon ha fatto uguale per raccomandare i libri. Non è che Amazon comprende a fondo la vostra personalità e poi capisce la teoria letteraria e poi mette insieme le due cose per dire dovreste leggere il libro de della signora. Amazon guarda la statistica e dice la gente che ha letto questo leggerà anche quello. Fine. E funziona molto bene. A dispetto di tutto, se uno fa i calcoli, quanti libri sono nel catalogo di Amazon, la probabilità è che tirando a indovinare non si prende mai. Ogni cosa al di sopra di quello è un successo. E Amazon funziona, si, si mantiene così, no, non ha altro modo di mantenersi se non quello. E pro, prospera. Bene, a quel punto si è posto un problema importantissimo, ed eravamo già inizio degli anni 2000. Se la macchina deve comportarsi imparando dalla statistica dei dati, c'è bisogno di molti dati. E per un istante si è pensato come facciamo i dati. E, e vi immaginate l'idea di, di, di insegnare il linguaggio a una macchina e di, di, di arruolare una legione di maestre elementari che dia alla macchina il compitino di scrivere dieci pensierini sulla mamma? No? E, è improponibile perché la macchina ha bisogno di miliardi di, di pensierini. E si è deciso di prendere una seconda scorciatoia vendemiare, harvest, vendemiare, raccogliere tutti i dati già preesistenti per altri motivi su internet e imparare il linguaggio da questi. E ha funzionato. Le macchine di oggi imparano a parlare usando il testo che si trova già per conto suo su internet e Amazon impara a raccomandare guardando il database delle transazioni già effettuate in passato. E quando il programma deve filtrare il curriculum di, un, di uno che chiede un lavoro, si basa sui curricula già... Eh, mandati dagli altri dipendenti in passato. E avanti così, e per le immagini uguale. Seconda scrociatoia, la prima, non capire la teoria, ma usare la statistica. Seconda, non fate i dati a mano, raccoglieteli. E poi la terza è anche importante, perché la macchina deve fare qualcosa per me. TikTok, YouTube, devono darmi quello che mi serve. Ma se mi chiedessero di riempire un modulo ogni volta, descrivi com'è un film divertente, spiegami cos'è una barzelletta divertente, Dimmi che tipo di vestito tu consideri elegante. È quasi impossibile. Tra l'altro, se sapessimo spiegare queste cose non ci servirebbe la scorciatoia numero uno perché non siamo capaci di spiegare queste cose. E hanno deciso di osservare l'utente in modo costante e decidere che se io clicco su qualcosa, sto segnalando che mi interessa. È una decisione comprensibile ma discutibile. E così questa è la terza scorciatoia: usare la statistica. Raccogliere i dati che si trovano, osservare l'utente per cercare di predirne le intenzioni. Perché eh, le chiami scorciatoie, eh, Nello, queste? Perché invece di prendere la. È un, modo, è un punto di vista. Dal punto di vista di chi ci provava prima, abbiamo imbrogliato. Non avete compreso il linguaggio, avete usato un trucco. Non avete generato i dati di qualità, avete fatto un altro trucco. Non avete. Dal punto di vista della generazione precedente, il mio supervisor, il mio relatore di Milano, che adesso buonanima non c'è più, avrebbe detto stai imbrogliando, non hai risolto la domanda fondamentale di che cos'è l'intelligenza, hai trovato un altro modo, una scorciatoia. Ma se le mettiamo insieme queste tre che ho detto abbiamo YouTube, prende i video, li guarda, li mette insieme, abbiamo anche eh, la, la traduzione automatica, è uguale, e abbiamo anche tutte le altre cose Amazon. Le tre scorciatoie formano la ricetta che si segue oggi per cucinare l'intelligenza artificiale. Da questa ricetta non, non, non deriva una comprensione di tipo umano. E poi si arriva a GPT. GPT fa questo a un livello più alto, nel senso che, è, lo dico brevemente, ma prende i dati, le frasi che gli mettiamo dentro, e riesce a astrarle usando, mi sembra di ricordare 14 livelli di astrazione diversi, ciascuno dei quali capisce delle proprietà di quella sottostante, e quindi eh, GPT è consapevole per così dire delle proprietà, proprietà di proprietà di proprietà, 14 volte. Questo non è leggibile, è uno dei grandi difetti di questo approccio, che i risultati sono scritti in, in formule statistiche che nessuno può comprendere, e però riesce a rispondere: perché lo dico? Perché voglio dire, la risposta alla tua domanda è: non sostengo che GPT non sia in grado di comprendere il mondo. Il fatto di usare la statistica in sé non significa che non ci sia comprensione. I nostri neuroni nel cervello sono dispositivi statistici. Quello che GPT fa probabilmente è comprendere il mondo a modo suo, ma non è una comprensione di tipo umano, cioè non è una cosa che possiamo capire noi. Non ha senso per noi. Ma non. È una distinzione sottile, ma comprendere il mondo non vuol dire comprendere il mondo umano. Come vede il mondo una piovra non è facile per noi da capire. Come vede il mondo una farfalla non è facile. Immaginate, e sono vicini a noi nell'evoluzione. Sono molto più di GPT. GPT è veramente alieno. Veramente, veramente alieno. Ma non vuol dire che non comprenda il mondo, ma sicuramente in un altro modo. Ecco, l'ho presa un po' lunga, chiedo scusa. Anzi, meglio, è come Applausi. Eravamo veramente indecisi a fare una conversazione o una lezione. Abbiamo lasciato la forma della conversazione solo per spezzare in capitoli il ragionamento di Anello Cristianini, spero di non interromperlo troppo nel riprodurre una domanda che Anello Cristianini si fa e che riguarda proprio questo aspetto che inizia a essere, come sempre è quello che è interessante nel nostro racconto dell'intelligenza artificiale sinistro il pericolo no? comportamenti imprevisti possiamo fidarci che degli agenti intelligenti addestrati su dati trovati in natura facciano quello che ci aspettiamo senza causare problemi collaterali il fondatore della cibernetica norbert wiener era preoccupato che le macchine potessero prendere delle scorciatoie pericolose e le paragonò al talismano di un vecchio racconto dell'orrore, che fa ciò che gli viene richiesto, ma lo fa alla lettera. Oggi le sue preoccupazioni potrebbero realizzarsi. Usiamo algoritmi statistici per valutare i rischi di decisioni, spesso associate a individui, anche quando la posta in gioco è molto alta. Per fortuna finora il danno è stato contenuto, ma come possiamo assicurarci che le macchine non violino le fondamentali norme sociali? Eseguendo alla lettera quello che viene chiesto loro. Ecco, come possiamo assicurarcelo, caro Nello? E questa è una domandona, perché io ci penso da tantissimo tempo, per una fase della mia vita mi sono sentito un po' preoccupato da questa domanda. E adesso invece meno, perché vedo che c'è molta gente che ci pensa e quindi mi sento meno solo. E qualcuno... Ma per spiegare il problema... Se la macchina è costruita in modo che non possiamo ispezionarla, se la conoscenza che ottiene dal mondo non è leggibile da noi, se si basa su dati prodotti da processi che non comprendiamo, come processi sociali che non comprendiamo, come facciamo a sapere che la macchina non fa qualcosa di stupido? Ecco, io non ho una risposta pratica, però il problema è questo. Se gli diamo l'obiettivo. Ricordatevi, l'intelligenza è la capacità di perseguire un obiettivo in condizioni mai viste, ma l'obiettivo deve essere specificato. Noi creiamo YouTube e gli diciamo, fai in modo che la gente passi più tempo guardando i video. L'idea è che se uno passa molto tempo a guardare un video è segno che gli va bene. Eh, TikTok magari ha eh, un obiettivo un po' diverso, fa in modo che la gente clicchi. Magari Google anche cerca di farci cliccare, Amazon vuole vendere. Devono avere un obiettivo. Questa macchina fa del suo meglio è fatta bene e diventa un'esperta nel perseguire l'obiettivo per ciascuna persona si chiama personalizzazione per ciascun bambino saprà quali video quali fumetti quali cartoni animati vuole vedere e avanti così perché è questo che deve fare e impara e impara un modello di ciascuno dei suoi 3 miliardi di utenti diversi questo è il numero degli utenti di facebook o di, o di youtube se però un utente clicca su una notizia perché è vulnerabile ad argomenti sensazionalistici o eh, pornografici. La macchina non lo sa, l'obiettivo è farlo cliccare. È possibile che la macchina scopra le debolezze dell'utente e le sfrutti per ottenere il suo obiettivo, che è di farlo cliccare. L'effetto poi psicologico sull'utente non è ben compreso, l'effetto poi sulla comunità ancora meno. Ci sono molti sospetti che argomenti polarizzanti attirino il click più di altre cose. E durante una campagna elettorale come quella del prossimo anno, argomenti polarizzanti ce ne saranno. Stai parlando della campagna elettorale americana ovviamente. Beh c'è quella europea che e arriva. quella europea certo. E poi c'è quella americana e poi tutti immaginano che ci sarà una in Inghilterra anche se là il sistema è tale che il primo ministro chiama la snap election due mesi prima e poi si risolve, ma ce l'aspettiamo. Ci sarà un anno di elezioni nel 2024, il tema dell'anno sarà... L'intelligenza artificiale, perché quello che perde dirà avete imbrogliato. No? Eh, chiunque, eh, chiunque sia eh, polarizzare una società o radicalizzare un individuo sono effetti secondari, non intesi, non, non, non voluti, ma anche creare dipendenza comportamentale. Addiction: eh, 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 non posso dire che è sicuro perché mancano gli studi. Io ho cercato tutti gli studi che potevo trovare, quelli che ho trovato. Controllato con il mio metodo noioso di controllare tutto, li ho messi nel libro. Ce cioè, ne sono molti altri che non giudicavo seri e non li ho messi. Ma quello che sappiamo è già abbastanza, è molto probabile, ma non è secondo me sufficiente: che queste macchine, in alcuni individui, generino dipendenza, polarizzazione e radicalizzazione. Sono effetti non desiderati. Come la zampa di Cime, non le raccontato la storia, ma c'è una storia di questo tipo qua. La legge europea che sta per uscire cerca in qualche modo di, di tamponare queste cose, ma la tecnologia è quella che è e può fare quello che può fare. Beh, da questo punto di vista tu sei abbastanza fiducioso di come si sta muovendo l'Unione europea. Tra un istante magari ci spieghi meglio che cosa sta facendo eh, l'Unione europea. Mi interessa molto anche un altro tema, tu lo, lo chiami assorbire i pregiudizi del mondo, anzi dal mondo, eh, ovvero... L'impressione che noi abbiamo adesso quando noi facciamo appunto il nostro piccolo giochino con Chat GPT è una macchina che, eh, per esempio, prende le parole inclusione, e rispetto e tolleranza in una maniera talmente pedissequa e pedante che qualsiasi ragionamento che si cerca di fare o qualsiasi testo che le si chiede di elaborare e di produrre, che sia vagamente al di fuori dei confini molto rigidi che le sono stati dati perché evidentemente assorbe una serie di pregiudizi, risulta in, in, in un insuccesso. Io ho provato a chiedere a ChatGPT scrivi una storia ambigua e pericolosa che riguarda due persone che si trovano sul ciglio di un burrone e ChatGPT scrive come queste due persone in, imparano l'accoglienza l'una con l'altra a capirsi e a includersi in modo ambiguo. Però questa non è una buona risposta evidentemente. Eh, quello che però vediamo è che, per esempio, apprende, e tu anche lo, 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 rendi, lo rendi molto meglio di me è, è chiaro nel libro, una lunga serie di cose che noi abbiamo interiorizzato e, e, e che sono di fatto, di fatto dei pregiudizi, eh, e, li, e, li, e si limita a riportarli e a, a ritrasformarli e a riconsegnarli così come erano. Ecco, spieghiamo anche meglio questo concetto perché proprio tra i rischi che ci poniamo è quanto questo continuo rifarci a, ai, ai modelli dell'intelligenza artificiale porterà le persone, per esempio. A, eh, a elaborare una visione del mondo estremamente statica e, ehm, e, e che non include l'eccezione, il cambiamento e la diversità, tutte preoccupazioni che ci facciamo. Quanto sono fondate? Beh, beh, cominciamo di nuovo a parlare dei meccanismi, perché poi alla fine, eh, quando si capisce il meccanismo, tutto il resto si semplifica. Eh, nel caso di comprendere il linguaggio, è una buona idea. No? Eh, il caso più semplice è comprendere il significato delle parole individuali, che già in sé non è banale. E per tutta la mia carriera, per la prima parte, una parola per il computer era un, un numero e due parole potevano essere eh, qualunque due parole, erano ugualmente diverse fra loro. Cioè Cane e gatto, lupo, volpe, Coca-Cola, Pepsi-Cola, macchina, erano ugualmente distanti, erano dei simboli. Non c'era un modo per noi di spiegare alla macchina il lupo è simile al cane e la Pepsi-Cola è simile alla Coca-Cola. Questo non c'era. E poi. Circa 10-15 anni fa abbiamo trovato un modo molto interessante per estrarre il significato delle parole e rappresentarlo. Questo è un esempio, ma vi farà capire come entrano gli scorciatoie in questa storia qua. Allora, io non spaventatevi, una parola oggi viene rappresentata come un punto in uno spazio. Va bene? Qua siamo in tre dimensioni in questo momento. Quindi un punto nello spazio ha tre coordinate: X, Y, Z, e questo è un punto. E l'idea è. Possiamo collocare idealmente le parole dell'italiano in uno spazio in modo tale che parole con significato simile siano vicine l'una all'altra. Quindi qua c'è il cane e il gatto, qui c'è la Pepsi e la Coca-Cola e qui c'è il panino e il, eh, il tramezzino. Noi facciamo questo solamente che lo spazio che usiamo per rappresentare la semantica delle parole nelle macchine ha 800 dimensioni ma l'idea è simile. Vogliamo eh, ra in radunare insieme parole semanticamente affini in, in spazi vicini, no? in posizioni vicine. Come si impara questo? Ebbene, questo si impara dai dati. Si impara mettendo, ehm, è un po' complesso, comunque analizzando la statistica dell'uso delle parole. Due parole che sono spesso intercambiabili fra loro verranno considerate simili. Cosmonauta e astronauta è un classico esempio. No? Sono simili semanticamente e vengono messi vicini. Bene, quello che abbiamo scoperto è che la macchina può imparare dal nostro uso il significato delle parole. Può anche imparare dall'uso quali parole seguono quali parole, la grammatica. Può imparare l'inflessione, il plurale, il passato, il futuro, tutto dall'uso dei dati. Quello che poi si è scoperto un giorno non dovrebbe essere tanto sorprendente: che in questo spazio, non a tre ma a 800 dimensioni, c'erano delle direzioni. Interessanti. Per esempio, in inglese è difficile perché non hanno il genere, ma la parola re e regina, King and Queen, erano vicine, ma spostate in una direzione specifica. La parola cameriere e cameriera, waiter and waitress, spostate, stessa direzione. C'era una direzione che segnalava le parole femminili. Poi c'era un'altra direzione che segnalava parole con eh, connotazione negativa. Insomma, senza volere, non solo. Si estrae la semantica, il significato, ma anche il modo in cui usiamo le parole è rappresentato lì dentro. Abbiamo scoperto, dopo pochi controlli, che i lavori, cioè i nomi dei mestieri, hanno una connotazione di genere in, questo, in questa macchina. L'infermiere, nurse, è una donna per questa rappresentazione. Il chirurgo è un uomo il presidente è un uomo, la babysitter è una donna. Questo è stato assorbito semplicemente dalla statistica dell'uso normale perché il linguaggio che abbiamo messo dentro viene fuori dal, dall'internet e non sarebbe sorprendente ed è anche ridicolo fare finta di essere scioccati. Questo è il mondo in cui viviamo, la macchina l'ha guardato e ha imparato. Scusami, giusto per capire se abbiamo capito bene, la macchina impara che certe professioni sono da noi sempre associate a un ruolo maschile, per esempio in questo caso, e altre a un ruolo femminile. E non solo lo replica, ma tende addirittura a inevitabilmente per l'uso frequentissimo a rinforzarlo in questo. La seconda parte: non è chiara, è, è vero che lo replica. Se il, il dubbio che è venuto è se la macchina poi è incaricata di selezionare il curriculum della gente, darà il lavoro di infermiere alle donne e chirurgo all'uomo, e questo creerebbe rinforzo. Ma questa è una congettura plausibile, ma non è che l'abbiamo vista in azione ma capite che è anche bene controllare prima, quindi è giusto pensarci. La macchina assorbe anche eh, sentimento, la macchina assorbe eh, una serie di cose da, dall'uso comune delle parole, che non sono la semantica soltanto, la distinzione fra il significato, la pragmatica, eh, tutte le emozioni, esiste nel nostro mondo, per la macchina è tutto mescolato insieme e quindi c'è la paura che questa macchina si comporti in modo... Eh, discriminatorio Allora, la cultura che c'è nell'accademia inglese americana la conosciamo se uno mette una bomba in un, in un teatro muoiono tutti è una tragedia però l'importante no, un altro problema che hanno è, è, è se qualcosa capita in modo leggermente diverso fra i gruppi no? questo è un problema enorme in, in, in Inghilterra e in America assicurarsi che tutto capita in modo esattamente simmetrico questa è una macchina che si comporta in modo non simmetrico quindi c'è un problema di uguaglianza io temo che, questo è un problema vero, non dobbiamo dimenticarci il problema di addiction, cioè dipendenza, di sorveglianza, di manipolazione del comportamento, di disoccupazione. Abbiamo una serie di problemi enormi e anche di uguaglianza. Ma questo è uno dei dieci. Vorrei preoccuparmi di tutti e di questo. Però l'esempio che viene fuori sempre anche nel mio libro è l'uguaglianza, perché è molto studiata e quindi studiamola. In questo caso si può pulire perché quando uno sa quello che vuole eliminare, poi uno può fare un algoritmo che lo pulisce. Abbiamo pulito e abbiamo tolto questo segnale qui. Quanti altri problemi saranno lì dentro che non abbiamo individuato? Non lo so. Perché una cosa è misurare quello che sappiamo e una cosa è non sapere cosa cerchiamo. Quindi mettere una macchina di quel tipo lì, incaricata di fare raccomandazioni e prendere decisioni molto importanti per la nostra vita, è ovvio che ci meritiamo la sicurezza che la macchina non faccia sbagli almeno e che, non, e che non violi le norme. Ecco le norme. Quelle sono norme sociali che hanno valore per noi in questo momento, sto, in questa città, in questo paese, in questo momento è importante per noi socialmente l'uguaglianza. In altre epoche, in altri posti, ci sono altre norme e non sarà facile capire quali norme e quali valori mettere nella macchina. E la macchina non potrà capire quali sta violando perché la macchina lavora in modo statistico. Tutto questo è un bellissimo spazio vuoto di ricerca scientifica e sarebbe affascinante se non fosse che la macchina è già in azione, in questo momento sta funzionando nella società. Chiaro. Eh, per esplicita decisione... Presa con l'autore, ci piacerebbe moltissimo aprire a voi a breve il dibattito con delle domande. Ne ho un'ultima, eh, ne avrei tante. Ne ho un'ultima riguardo all'episodio che ho citato all'inizio, eh, ovvero eh, qui non è soltanto l'intelligenza artificiale, è qualcuno di molto umano che vuole fare dei soldi e che utilizza l'intelligenza artificiale per fregarci con... Adesso, magari mi sto sbagliando, eh. ti prego di correggermi adesso nel rispondermi, ma è chiaro che sfrutta l'intelligenza artificiale per fare una serie di cose per gabbare i consumatori che comprano ingenuamente una guida che promette quello che, non, che, quello che non ha, cosa che sanno fare molto bene anche gli autori in carne ed ossa, però amplificando l'effetto moltissimo. Cosa ha fatto il New York Times per beccare la falsità di quei testi contenuti in quelle guide finte? Ha preso una cosa che si chiama originality.ai, originality.ai, che è un detector dei testi prodotti dall'intelligenza artificiale, cioè che sostanzialmente ti dice la percentuale di rischio che questa cosa che è stata scritta sia stata scritta non da un'intelligenza umana, bensì da un'intelligenza artificiale e se ci metteva dentro un testo di una guida scritta per la Lonely Planet o per la RUTAR da un autore in carne ed ossa questo detector diceva 90-95% di probabilità perché l'abbia scritto un essere umano pensate alla crisi di quelli a cui è venuto fuori un 85-80% significa che non era una grande scrittura però sicuramente invece quando ha trovato dei testi scritti dall'intelligenza artificiale ha detto 99-100% che questi testi sono stati scritti dall'intelligenza artificiale possiamo dormire sogni un po' più tranquilli? Ma io, questo è esattamente quello che faccio io di lavoro, quindi posso simpatizzare. Se volete avere... scrivere guide false, sì, <ride> Esatto, sì, esatto. No, a me, dovete fare un dispositivo che decide se una cosa è vera o falsa, sì o no, buona o cattiva. Dovete classificare degli, degli oggetti in due, in due classi, questo che lo faccio da, da quando ero studente. Che succede? Si fa così, si, si raccoglie un campione di oggetti positivi, libri veri. Un campione di esempi negativi, libri generati dalla macchina, si danno all'algoritmo, l'algoritmo impara in qualche modo a distinguerli. Non sappiamo qual è la, la caratteristica che sfrutta perché è una cosa statistica, ma vediamo che funziona. Bene? Tutti sempre, uno può pensare, ah beh, usiamolo, Usiamo. l'hanno usato. Il problema è che se uno cambia leggermente il campione di esempi positivi e negativi la macchina si comporta in modo diverso. Per esempio, quando si cercava di bloccare le fake news della campagna elettorale del 2016, avevamo un campione di fake news fatte tutte quante in Macedonia, le altre erano fatte in America. La macchina aveva imparato a capire non la falsità delle notizie, ma le particolarità linguistiche della gente della Macedonia, quando scrivono in inglese. Avete fatto un filtro per beccare tutti i macedoni, però applicando quel filtro a quei dati lì, al 99%. Di, 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 di accuratezza. Se io do a una macchina 100 libri fatti da GPT e 100 libri fatti da una persona, riuscirà a beccarli probabilmente. Quando GPT cambia? Quando lo applico al prossimo algoritmo che si chiama Lambda o che si chiama Lama 2 o che si chiama BARD, cosa farà? Quanto sono vicini questi algoritmi? E non lo sappiamo perché non sono pubblicati. No, ma secondo te quando, è, quando ci si può ragionevolmente aspettare che saranno eh, eh, sviluppati e effettivi nel, 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 nell'intelligenza artificiale tra in un tempo veloce gli brevissimo, algoritmi di filtraggio di... o gli algoritmi di, di generazione dei documenti? No, sto parlando dei, dei nuovi algoritmi cui, con i quali funzionerà il, la nuova chat GPT. Ah, sono già di... Ogni compagnia ha il suo, quindi Google ha Bard e funziona, è disponibile. Uh, Facebook ha lama che è gratis online, addirittura il codice è disponibile, quindi chiunque può addestrare il suo caso, e, e poi c'è GPT che appartiene a OpenAI e a Microsoft, quelli sono già disponibili. E il problema è che vengono addestrati su dati diversi, quindi hanno caratteristiche diverse, genereranno documenti di tipo diverso, con caratteristiche e proprietà diverse. Non riesco a immaginare facilmente una soluzione tecnica però aiuta è come il, lo spam filter dell'email prima dei filtri di spam eh, l'email era, era contaminata da tantissime cose indesiderate qualcosa si può fare però eh, il, è un problema serio perché ci sarà la corsa agli armamenti queste cose miglioreranno e, e, le immagini generate oggi sono di altissima qualità precisamente perché la tecnologia che usiamo per generare le immagini usa quelle che si chiamano adversarial networks, reti avversarie, ad cioè una rete, cioè un modello, impara a riconoscere se l'altro modello ha, ha generato l'immagine o se è naturale. E quindi questa impara a riconoscere le immagini naturali di quelle artificiali e questa usa quell'esperienza per modificarsi. E lo, e lo si lascia nel computer per mesi a, a raffinarsi. Quello che viene fuori è una cosa che è quasi indistinguibile da realtà. Se provate da lì, da lì avete provato. o anche a mid-journey che io uso. Sono immagini incredibilmente realistiche. E voglio dire una cosa un po' allarmante. Questo è il primo anno di una tecnologia che... Com'era l'aeroplano nel primo anno, quando i fratelli Wright facevano quei salti nel Nord America? Chi ci sarebbe salito? Ecco, oggi siamo con la EasyJet. Ora abbiamo il primo anno di queste macchine, capite? In un mondo in cui ci si va molto velocemente, tra l'altro, non è più quel mondo là. Tutto quello che è successo ci succederà anche qui. E noi che ho le risposte. Possiamo aspettarci esattamente quella traiettoria lì. Credo che le macchine non saranno facilmente distinguibili dalle persone molto presto. Uh, veramente, uh, scusatemi, ultima cosa prima di dare la parola a voi, assumiamo che molti di noi, forse quasi tutti, forse la grande maggioranza, non abbia una grande voglia di occuparsi delle tecnicità del di quello su cui voi state lavorando. Assumiamo che molti di noi facciano quella cosa che si fa in una democrazia, uh, un po' di informazione e molta delega dei rappresentanti ai quali si chiede di occuparsene. Eh, quanto in questo angolo di mondo parlo più che dell'Italia, dell'Europa, visto che so che tu te ne sei occupato anche direttamente con le istituzioni, possiamo dormire dei sonni relativamente tranquilli sul fatto che ci si sta portando avanti in questa corsa agli armamenti, come l'hai descritta. Un po' l'hai già detto all'inizio, ma forse ci puoi dare qualche notizia in più. In cosa consiste il nuovo regolamento che entra eh, in funzione alla fine dell'anno? Eh, quanto l'Europa sta messa meglio o peggio rispetto ad altri sistemi e già che ci siamo anche rispetto alla possibilità che sistemi non democratici utilizzino l'intelligenza artificiale per fare delle cose in Europa. Questa è un'ottima ultima domanda perché è esattamente il punto d'arrivo. Io queste cose le faccio perché mi piace da quando ero piccolo, l'ho sempre voluto fare, però non le farei se non pensassi che fossero importanti e sono disposto a fermarmi prima di fare male a qualcuno, non c'è dubbio. Mi sono posto il problema... Molto tempo fa e ho cercato il contatto con i politici, ho cercato il contatto con chiunque potesse interessarsi a questa cosa qua. E, e tra l'altro ho raggiunto la conclusione: tra l'altro, che il vero problema non è tecnico, ma è politico. Non è che, che si può impedire a qualcuno di inventare qualcosa, ma si può fare una legge e poi si può cambiare la cultura ed è molto più efficiente, così come si fanno le leggi per l'ambiente, per esempio. Invece che andare a fermare ogni singola tecnologia che faccia del fumo, perché non si riesce, no? la gente farà sempre del, del fumo con le ciminiere. Bisogna fare le leggi. La soluzione non è tecnica, ma è politica. Allora, tu dici regolare, non spegnere. Tra l'altro non si può neanche spegnere, perché sarebbe una follia. E dopo ne parliamo, cosa capiterebbe se spegnessimo la macchina? Non si può spegnere la macchina. Non spegnere. Però ehm, regolamentare si deve. E il problema è. Ehm, uno, come spiegare ai politici il funzionamento di questo? Perché tendenzialmente hanno in testa delle idee veramente diverse che vengono o da Hollywood o, peggio ancora, da alcuni scusa, filosofi della generazione passate e hanno questa idea della macchina con l'autocoscienza che pensa, che vuole ingannarci, che vuole vendicarsi. Io dico sempre, pensate alla lumaca che vi mangia il basilico. Questa non è che pensa di vendicarsi, no? la cavalletta che viene... E a, a distruggervi l'orto no? con lo sciame è una cosa intelligente, sì, naturalmente, con una macchina intelligente, un organismo intelligente. Posso andare a spiegargli che non è giusto quello che sta facendo, perché io ho lavorato tanto sull'orto, non può capire. Quindi, la soluzione non sarà mai chiara fin quando non spieghiamo a chi deve avere cosa abbiamo costruito. Il divario culturale enorme, mi sono detto: l'unica speranza è scrivere le cose esattamente che sono successe veramente, tutti i fatti che sono noti e dimostrati e pubblicati con tutti i crismi in un linguaggio normale. E questo ho fatto. Tutto quello che è noto oggi in linguaggio normale ed è confermato secondo la serietà massima, l'ho messo lì. Per fortuna, altra gente si interessa di questo da tempo, anche come me. Alcuni politici, prima degli altri, hanno capito che c'è un problema. In Europa si lavora su queste cose da almeno sette anni. Adesso sta uscendo una legge. La legge non sarà perfetta, ma è la prima al mondo che regolamenta questo settore. Prima degli americani, prima dei cinesi, prima degli altri. Io credo che diventerà uno standard mondiale che gli altri copieranno. Una delle cose che hanno inserito recentemente è questa. Ogni macchina intelligente ha l'obbligo di identificarsi come tale. Cioè per legge. Non si può andare sul sito di EasyJet e avere una conversazione con l'agente di viaggio per scoprire alla fine che era una macchina. Deve identificarsi. Un'immagine falsa deve essere marcata come falsa. Un, un libro, un libro di, di Amazon generato dalla macchina andrebbe marcato come sintetizzato dalla macchina. Questa è una legge europea. Gli altri dovranno seguire piano pianino come stanno facendo per la privacy, dove abbiamo creato uno standard come stiamo facendo per i cibi e avanti così. Quindi quello che succederà alla famosa truffa dei libri che ho descritto all'inizio sarà che come minimo l'Unione Europea potrà rivalersi su Amazon per aver venduto dei libri eh, dei, nei, nei quali non era spiegato che l'intelligenza artificiale... Sì, è, ma Amazon è, è la vittima. Cioè, certo. Avere una legge non vuol dire fermare i crimini, ma almeno diventano illegali. Eh, Amazon è la vittima. Amazon ha al suo interno una... Quantità enorme di ricerca solamente per bloccare le frodi, prima di GPT, perché Amazon è vittima di frodi da sempre, come puoi immaginare. Avranno un altro team per bloccare questa frode, ma la frode è sulle stelline e sui voti è una cosa di vent'anni che loro combattono. E c'è una corsa agli armamenti anche lì. Twitter ha lo stesso problema, questi che hanno il software per postare tweet falsi, per manipolare l'opinione pubblica, e loro hanno dei sistemi per beccarli. Questo sarà... Il mondo dei prossimi anni. Macchine che imbogliano altre macchine, compagnie che cercano di fermarle, leggi che cercano di regolamentare tutto e per qualcuno che cerca... questo andrà avanti. Però l'Europa almeno ha fatto delle leggi. Una macchina non può prendere decisioni discriminanti per genere, orientamento sessuale, età, razza e credo religioso o abilità e disabilità nei seguenti settori. Finanza, educazione, sanità scuola, cos'era educazione. Ci sono 7-8 settori e 7-8 dimensioni per cui la macchina deve decidere in modo equo. Questa è una legge. La macchina non può impersonare una persona, questa è una legge. Certe applicazioni a rischio troppo alto saranno proibite. Questa è una legge. Certe saranno accettate ma scrutinizzate da vicino, e avanti così. Tutto il resto sarà. Lasciato libero per agevolare l'economia. Quindi tutto quello che non è questo sarà liberalizzato. L'obiettivo è non bloccare l'economia, consentire l'innovazione, tutelare i diritti. A me sembra una buona partenza, poi cerchiamo di migliorarla lungo la strada. Chiaro, grazie. Ieri parlavamo con una persona che legittimamente aveva delle scetticismi e delle perplessità sull'Unione Europea questa è una parte delle tante risposte nel senso che qualcosa si muove e, si, e agisce in ogni caso e, e, e la risposta è stata nell'ultimo ragionamento di Anello Cristianini ci sono, eh, possiamo far passare il microfono e magari accendere leggermente le luci in sala noto che siamo rimasti tutti sulle nostre sedie per questo interessantissimo incontro con uno dei maggiori esperti che potevamo avere, prego domanda qui in seconda fila Velocemente, domande mi raccomando. Grazie. Anche alla luce delle ultime cose che ha detto, eh, che, mh, che importanza mh, dobbiamo dare alla sfilata dei mille che sono andati, capitanati da Elon Musk a chiedere a Biden uh, a esprimere tutte le loro paure sull'intelligenza artificiale e a chiedere una regolamentazione. Lei ha detto che si può fare questa, cioè, tutto il resto è liberalizzato. Ma sa tutto il resto, se su Facebook, che è una cosa grande così, litighiamo, ci diamo delle menate terribili, lì si potrebbe far scoppiare delle guerre, voglio dire. Grazie. Prego. Sì, e, e, um, il momento non è facile, questo momento qui. È, è, è vero, è, è un momento difficile. Io non ho firmato quella petizione che lei dice e neanche le altre perché io penso che il mio lavoro sia fatto meglio studiando e spiegando e non firmo e non partecipo. Ed è facile, magari eh, sarebbe una tentazione fortissima andare a discutere quali sono i veri motivi, retroscena. Eh, secondo me è più, è più dignitoso leggere la lettera di quello che hanno scritto, senza andare a speculare su la, sulle loro motivazioni. Nella lettera hanno chiesto questo, una moratoria di sei mesi sul dispiego, non sulla ricerca di queste macchine. Messa così, tutto sommato, a me non disturba. Se vogliono fermare per sei mesi, non credo che cambierà niente, anche perché una moratoria, se non è globale, aiuta solamente quei paesi che non adeguano, che non seguono, se anche l'America bloccasse per sei mesi il dispiego, intanto... Le le I non lo farebbero lo stesso. I cinesi, i russi, gli altri... Primo, o si fa tutti insieme o niente. Secondo, sei mesi non bastano a fare una legge perché ci abbiamo messo in Europa sette anni a fare una legge. E terzo, è, sinceramente, è, fra sei mesi siamo sempre lì. È molto meglio, è, non so cos'è meglio, ma secondo me quello sarebbe meglio è, è finire quello che abbiamo cominciato. Finire la legge che abbiamo cominciato e poi possibilmente adottarla. E, e, e implementarla, perché quando sarà fatta a dicembre ci saranno due anni di tempo per le compagnie per adeguarsi, dopodiché, ci sarà un garante, sarà una cosa lunga. Ma, ma ecco, quel, quel documento lì ha un valore simbolico, no, è al massimo, nel caso migliore, ottimistico, simbolico, nel caso peggiore, è, è, è peggio. Sì. Caso peggiore, posso dirla io? Non, non sì, perché tu. che non voglio speculare, è diciamo un po' una passerella, posso dirlo? Ecco, insomma, mi pare di aver capito benissimo. Eh, domanda qui in prima fila, sempre domande per piacere. Grazie. Parlando di robot, dagli umanoidi a quelli che abbiamo in cucina, tipo il frullatore, si tratta sempre di macchine deterministiche, cioè istruite per fare determinate cose, dotate anche di intelligenza artificiale sofisticatissima. Ma sempre deterministiche come macchine. Se quindi un umanoide, per esempio, dovesse poi, magari nel futuro, perdere, il, eh, avere un comportamento incomprensibile da parte dell'umano, sarebbe sempre colpa dell'umano perché vuol dire che c'è un baco nell'algoritmo che lo ha istruito. Allora, in questo senso. C'è una, una letteratura che parla di grandi rischi, nel senso che gli umanoidi potranno prendere prevalenza sull'umano. A me sembra che non sia una cosa possibile. Sì, la, la premessa è, è incorretta, però è la conclusione non no, no, è lontana. La premessa è importante. Ecco perché c'è bisogno di rapidamente raccontare le storie nuove a chi di dovere. Perché se non conosciamo quello che sta succedendo oggi. È ovvio che pensiamo così il frullatore. Senta questa. Nel 2016 a Londra la compagnia DeepMind costruisce un programma per giocare a Go. Go è come gli scacchi, come la dama, ma più complesso. Questo programma qui, questo gioco è un gioco difficilissimo, il campione del mondo è in Corea e la macchina è costruita in modo tale da giocare contro se stessa un numero impensabile di volte, totalizzando l'equivalente di secoli e secoli di gioco per un giocatore umano finché è pronta per giocare sfidano il campione del mondo in Corea vanno a Seoul e iniziano un, una serie di incontri cinque tutti di questi ovviamente non solo li vince la macchina, ovviamente già negli scacchi era successo, già nella dama era successo già nel backgammon era successo, ora anche nel go durante il secondo match ovviamente la macchina sconfigge da subito tutti i suoi programmatori. La macchina sa fare delle cose che il programmatore non può comprendere e non può fare. La macchina può fare delle cose che il, campione del che il migliore essere umano non può fare. La macchina ha un'esperienza tale che nessun umano può avere. In tutti questi sensi la macchina è sovrumana. Durante la mossa 38 del secondo match, la macchina fa quello che sembra a tutti un errore. Fa una mossa completamente insensata. E si vede il sorrisetto di Lee Sedol, il campione coreano, che è impassibile ma reagisce. L'incontro va avanti e dopo un po' prende una piega strana e segue dei, delle traiettorie mai seguite in nessuno dei, dei match precedenti che si studiano nei libri di Go. E alla fine giunge a inventare un tipo di attacco mai visto prima e sconfigge in modo elegantissimo i campioni del mondo umano. E si capisce alla fine che tutto si basava sulla mossa 38 non è più il mondo del frullatore deterministico che fa solo perché l'ho fatto io capisce e senza queste storie io temo che il politico non sia in grado di capire di cosa stiamo parlando qq del teatro finale prego lì domanda in penultima fila Poi ce n'era un'altra lassù e eh, vediamo se arriviamo e ci sono altre due prego che si sono già prenotati Prego. allora nel momento in cui la macchina è in grado di generare dei testi alla maniera di dei libri alla maniera di Elisabetta Rasi o oh. del, delle, delle musiche alla maniera no, come dei, Elisabetta Rasi, è impossibile perché, perché le Siamo. macchine non possono mangiare polenta, deve mangiare molta polenta <ride> prima di alla maniera dei Beatles o delle immagini è capitato ad un amico pittore recentemente alla maniera di lui si chiama Marco Fantini che sono molto verosimili lui mi ha detto addirittura questa è addirittura l'arte a cui io tendo come può esserci una protezione del diritto d'autore cioè lei dice ci vuole un contrassegno tipo un watermark sulle sulle, eh, sulle fotografie all'interno di Amazon, di, di Amazon o degli altri certo. che distribuiscono queste cose, però nel momento non è sufficiente perché la grande massa, il mercato che richiede queste cose, se ne frega del watermark o del contrassegno, ma questo è solo un problema, diciamo, è il problema del diritto d'autore. Ma come tutelare l'attività intellettuale, il lavoro intellettuale? quale traduco, un watermark non si può mettere? Io traduco letteratura. Quanto, certo. Per quanti anni ancora posso tradurre? C'è stata una Ottimo. polemica recente, Silvia Pareschi, una illustre collega, dice forse cinque anni ancora. Ma non è solo il mio mestiere, sono moltissimi altri mestieri. È chiarissimo, è chiaro. Preoccupazione che abbiamo in tanti. Eh. Grazie. Eh. Prego. Eh, dunque. È vero che la macchina può generare arte, specialmente visiva, con lo stile D e musica con lo stile D. E questo è un fatto perché l'abbiamo visto. La macchina studia lo stile di qualcuno e lo può imitare. E io ci gioco continuamente e mi piace vedere i risultati. Non è chiaro se il copyright, così come è definito oggi, si applichi a quei, a quei temi, ma la legge e il Parlamento esistono per quello. Starà a noi decidere. La cosa bella è che lo spirito che si ispira, conversando, nel Parlamento è. Non è che ce lo dicono loro cosa fare. Lo fa... Noi siamo il Parlamento. E questo è il modo di pensare. Noi siamo il Parlamento. Se noi decidiamo che questo qui non è accettabile, si fa una legge e si rende illegale. La domanda diventa poi come implementarlo. Però è diverso. Va prima deciso se è o non è accettabile che la macchina possa imitare Picasso o Walt Disney. Dato questo, per le immagini è molto facile, perché si impone l'uso del, del watermark. Lei dirà, vabbè, ma la gente non se ne accorge. Sì, ma io posso impedire a tutti i negozi che vendono immagini online di mettere un'immagine senza permesso online. Un problema enorme sarà quello del... E ci sarà gente pirata che avrà il programma in cantina e non metterà il watermark, per carità, è garantito questo. C'è gente che fa le brossette di Hello Kitty, non dico dove, ma insomma, e poi le vende nel resto del mondo, no? Questo ci starà sempre. E tra l'altro uno dei problemi più grandi che vedo... Che, beh comunque il testo è il problema, perché il testo non ha abbastanza informazioni da accomodare al suo interno un watermark, un, un tweet, un messaggino su Facebook, non è un'immagine. Io non so tecnicamente, so che se ne parla tanto e tutti ne parlano con l'aria seria e io, io se, mi sembra di essere l'unico nella stanza che non capisce, non riesco a capire come si può mettere un watermark su un tweet che ha 140 o 280 caratteri, non credo che sia fattibile. E anche un documento più lungo come il libro che lei traduce. Tecnicamente non riesco a vedere il watermark lì come tecnologia. Ci sarà un altro Spieghiamo il watermark, insomma, come, come la cosa che, che segnala alle persone che quello è, un, è, un, è prodotto da un'intelligenza artificiale. La filigra, è la filigrana. Io faccio la, la banconota e vedo in controluce in filigrana un'immagine. Quella si chiama il watermark. Eh, si può imporre nelle immagini eh, digitali dei piccolissimi cambiamenti di ogni pixel. Tenete presente che ogni pixel può avere centinaia di valori. Può essere rosso in tanti modi diversi. L'occhio non li vede. Si può dire, imponi questa scritta, modificando i pixel di un centesimo, nessuno vedrà la differenza, ma la scritta è lì, in modo indelebile, irreversibile, intoglibile, per sempre. Si beccano le immagini rubate e i testi che non hanno questa proprietà di avere i pixel con centinaia di valori diversi. Io non riesco a pensare, la legge servirà... Anche a quello ci sarà una, 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 una banca dati con tutti i documenti brevettati, copyright. In italiano c'è un'altra parola. Eh, con i diritti d'autore registrati. Si registreranno tutti quanti i documenti che hanno il permesso, tutto il resto verrà dalla macchina, tutto si può fare. Ho un'idea, si può fare, però. Ehm, E come con le traduzioni? Le dice come si farà a tradurre. Immagina lei mette un documento e viene tradotto. Quello che l'ha tradotto, Google Translate, può tenerne una copia, per sempre. Le tesi di master che io devo correggere per i miei studenti, prima di correggerle, vanno nel sistema informatico che mi dice quali righe sono copiate da chi. Io ho sempre il documento PDF dello studente con tutte le righe copiate da altri studenti e da Wikipedia e dall'enciclopedia. Google Translate potrebbe tenere una copia di tutto e poi avvertire ora possiamo obbligare GPT a tenere una copia di tutto? Tecnicamente, forse sì, è un mondo da esplorare, signora. Io non lo so la risposta, ma sono domande che ci si deve fare adesso. Sì. Scusi, vorrei rispondere a tutto, ma certe cose non le so. Soprattutto vorremmo, scusatemi, abbiamo finito il tempo, ma eh, è molto importante da dire. Restiamo qua per le ulteriori domande, il tempo è tale perché così tutti gli incontri durano uguali e chi vuole alzarsi lo può fare, però l'autore resta, non si alza e io vorrei davvero ringraziare Nello Cristianini perché è stata una piccola incursione, però l'intento di questa... di questa serata era non dare a tutti noi degli argomenti di cui parlare nelle nostre cene brillanti cortinesi di agosto, ma provare a capire qualcosa di più. Grazie, Anello Cristianini. La scorciatoia è in vendita nel Foyer. La cosa più bella che si può fare, non per noi, non, non ci guadagniamo una lira, e per gli autori e per le case editrici, per il piacere di averli ascoltati, è acquistare una copia del libro e farvelo dedicare. E anche rivolgere a Anello Cristianini, che è molto, molto, molto curioso e paziente, ulteriori curiosità che potete avere. Grazie, 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 Anello Cristianini, davvero.